quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio, siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Leonela, finalmente sei tornata. Sì, sono passata un attimo a casa di zia Selenia. È molto angosciata per il problema di sua figlia. È successo qualcos'altro? Vedi, lei era riuscita a chiuderla in casa, però oggi mia cugina è scappata e la zia è estremamente preoccupata. Non otterrà niente, non avrà risultati positivi rinchiudendola in casa. Patty è una ragazza molto malata e bisogna trattarla come tale. Mia zia non sa più che cosa fare con lei. Sono sicuro che non l'ha mai saputo. Senti, i ragazzi come Patty sono il risultato di famiglie con problemi. Sì. Mia cugina non ha mai avuto una vera famiglia. È cresciuta e ha studiato in un collegio all'estero. E quando è tornata era un'estranea a casa sua, con abitudini diverse. Non è mai riuscita ad integrarsi del tutto. Sì, questo è molto frequente nella gioventù di oggi. Un ragazzo utilizza il focolare domestico solo per dormire, per consumare i pasti, per ricevere i suoi amici. Dopodiché si chiude nella sua stanza per fabbricare lì il suo mondo. Sì. Mia zia pensa che dovrebbe frequentare una comunità terapeutica. Sì, Leonela, io sono perfettamente d'accordo con Selenia. Mi pare un'ottima idea. E a quanto ho capito, lì in queste comunità c'è un personale molto qualificato, no? Sì, esatto. Però il problema è che lei non vuole. Bisognerebbe obbligarla. Se si lasciasse curare da Damian. Sei andata da lui un'altra volta, vero? La tua gelosia è assurda, Pedro. Vedi, io non sopporto, non posso sopportare il rapporto che d'altra parte deve esistere fra voi due, visto che lui è il tuo psichiatra. Leonela, non sopporto che tu debba raccontargli tutti i tuoi problemi, questa confidenza che... E soprattutto, insomma, il tuo problema in particolare, perché sono cose tanto intime, tanto... E il tempo che passate insieme? Voi due soli? Eh? Lui è un uomo giovane. E tu sei un tremendo egoista. E fai il geloso. Mi proibisci di vederlo. Però tu invece frequentavi di nascosto una ragazza giovane e piuttosto graziosa. E non era esattamente per psicanalizzarla, vero? Leonela, è tutto finito con quella donna. E tu lo sai. Ti ho fatto una promessa e l'ho mantenuta. Lorena è uscita per sempre dalla mia vita. A stasera. Pedro Luis. Lorena, come stai? Bene, e tu? Come sempre. Cosa fai qui? Sono venuta a trovarti. Ah, per favore. Vorrei parlare con te. Lorena, e perché? Ti prego, parliamo. Lorena, tu e io non abbiamo più niente da dirci ormai. Per favore, Pedro Luis. Senti, devi scusarmi, ma vado di fretta. Non trattarmi così. Ci troviamo in un luogo pubblico e non voglio dare nessuno scandalo. Allora andiamo nel tuo ufficio. Lorena, ti avevo detto di non mettere più piede qui. Allora portami in un altro posto. Ma quando ti renderai conto che fra noi due è tutto finito? Mai. Insomma, sii ragionevole. Tu non mi puoi lasciare, Pedro Ruiz. Non puoi farlo. Senti, Lorena, la nostra è stata una cosa passeggera.
Io non t'ho mai promesso niente. Ti ho dato troppo per permetterti di prendermi e lasciarmi quando ti salta in mente, Pedro Luis. Lorena, io sono un uomo sposato e amo mia moglie. Non sono innamorato di te. Per questo motivo è assurdo che tu pretenda di obbligarmi. Non posso stare con te per forza. Non riuscirai mai a liberarti di me. Ti cercherò, ti chiamerò. Farò in modo di essere presente nella tua vita. Smettila di dire sciocchezze. E ringrazia che io non ho perso ancora la speranza, perché altrimenti... Adesso basta, basta, capito? Smettila di minacciarmi. E comunque io non do alcun peso alle tue minacce. Sta attento, Pedro Luis. Te la farò pagare. Mi dispiace, devo scappare. Purtroppo ho molta fretta. Ho un problema familiare da risolvere. Caetano, su, stai tranquillo, stai tranquillo. Senti, spero che Pedro Luis torni presto, perché io sono molto nervosa, credimi, non ci capisco più niente. Non so che cosa devo fare, Caetano. Mi perdoni, donna Delfina, ma sono disperato, sono disperato. No, stai tranquillo, stai tranquillo. Ho visto la tua reazione quando ti ho detto del bambino. Avevo avvisato Manawe, io l'avevo avvertito, doveva evitarlo, ma non mi ha dato ascolto. Ma tu non puoi pretendere questo, Caetano. Loro sono sposati, non te lo devi dimenticare, ed è naturale che, beh, insomma, lo sai meglio di me. No, no, è colpa mia, è colpa mia. Donna Delfina, cerchi di capire. Ho visto mia figlia felice, mia figlia era tanto felice. Io ho sempre pensato che Tibisay avesse diritto almeno a un po' di felicità. Io, non so, io devo confessarlo, sono stato un vigliacco. Io, ora non so come dirle la verità, perché a questo punto... È vero che tu hai ucciso mia madre. Rispondimi, papà, per favore, rispondimi. Rispondimi, te ne supplico, per favore. Chi li sai? Io so che hai scontato molti anni di carcere. Perché avevi ucciso qualcuno, però... Però chi era? Era, per caso, mia madre. Chi li sai? Chi te lo ha detto? Veramente è stata quella biondina, papà. Vedi, deve avermelo detto per farmi male, perché era convinta di spezzarmi il cuore, sai, sì. E poi come poteva saperlo, papà? Certo, lei voleva farmi soffrire e ha voluto conficcarmi un coltello nel cuore, papà. Perché lei è malvagia, capisci? È malvagia e voleva farmi soffrire. È davvero perfida, papà. Papà, devi rispondermi. Devi rispondermi, per l'amor di Dio, rispondimi! Dimmi la verità, per favore. No. Non ti ho detto una bugia. La vittima del crimine che ho commesso era tua madre. Ora, no. Patti, posso entrare? Patti! Sì, entra. Vuoi dirmi che cosa ti prende? Perché non rispondevi? Non sapevo chi fosse. Meno male che sei tu. Che cos'hai, Patti? Vuoi spiegarmi che ti sta succedendo? Poco fa ti ho visto entrare come un razzo, ti ho chiamato, ti ho detto aspettami, Patti, e tu niente, sei salita senza degnarmi di uno sguardo, come se niente fosse. Cos'è successo? Qual è il problema? Avanti. Ho fatto una cosa orribile, ero disperata. Che cosa hai fatto, Patti? Hai preso un'altra volta quella roba? Lasciami, Patti, guardami negli occhi, vieni qui. Lasciami. Patti, ci sei cascata un'altra volta, dove sei andata, eh? Willy. Lascia che ti guardi negli occhi. Dove sei stata? Sono stata da Manawe. Hai visto Manawe? E questo è tutto? No, lui mi ha buttata fuori. E per quale motivo? Ti ha detto che è tutto finito? Senti, Patti, io credo che tua madre abbia ragione.
Perché ti piacciono le complicazioni? Secondo me non ti conviene. Perché vuoi rovinare quella coppia e il loro matrimonio, Patty? Lasciami in pace, Willy, vattene. Meglio star sola. Su, non metterti a piangere. Non devi fare così, tesoro. Raccontami tutto. Che cosa è successo? Eh? Che cosa è successo? Ho tanta paura, Willy. Si è arrabbiato con me. Lui è così nobile. Così buono. Sì, ma se non mi spieghi, tesoro, io non posso capirti, non posso. Non mi importa, non mi pento di ciò che ho fatto. Non mi importa come lei reagirà. Prima o poi le passerà. Non ho fatto niente di male, la colpa è sua, è stata tutta colpa sua. Purtroppo continuo a non capire, tesoro. Non mi hai detto niente, non capisco. Lei è venuta lì, che stupida. Non mi importa, non me ne pento. Che soffra. Tu mi hai privato di mia madre. Tu hai fatto questo. Dimmi, sai, calmati. Mi hai strappato mia madre. Calmati. Hai fatto di me un'orfana. No. No, papà. Non devi giudicarmi con troppa durezza. Tutti questi anni ero in pena per te perché eri in carcere. No, papà. Tesoro. Non è possibile. Lascia che io ti spieghi. Non spiegarmi niente. Dovevi rimanere lì e morire in carcere, a marcire là dentro, papà. Sì, dovevi rimanere lì. Sì. Non parlare così a tua padre. Invece sì. Sai. Lasciami parlare. Quello che sto dicendo è poco in confronto a ciò che si merita. Sì, è poco. Dio mio, che cosa hai fatto a mia madre? Papà, che cosa hai fatto a mia madre? Non è possibile. Tibi, sai. Lascia che io ti spieghi. Vedi, io... Se tu mi potessi perdonare almeno. Come posso perdonarti? Come puoi pretendere il mio perdono? Io ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene. Vorrei che non fossi mio padre. Che non fossi tuo padre? Sì, per favore, vattene. Vattene, non voglio più vederti. Dimmi, vattene, sai, non mi toccare. Non mi toccare. Non toccarmi con quelle mani macchiate di sangue. Macchiate del sangue di mia madre. Mi stai esasperando, ma io non posso. Con quelle mani hai tolto la vita a mia madre. Con quelle mani. Sì, va bene. Con queste mani. Va bene. Con queste mani ho tolto la vita a tua madre. Però sai perché l'ho fatto? Per salvare te. Per impedirle di ucciderti. Allora, signori, potete scegliere panini al prosciutto, oppure panini al salame o confrittata di verdure, pollo, arrosto. Ah, poi abbiamo le fettine impanate, sono la nostra specialità. Vabbè. Allora, lei cosa prende? Un panino al prosciutto e una birra. E la signora? Canna arrosto e acqua minerale. Perfetto, va bene. Torno subito. Grazie. Ecco l'ordinazione, Amparo. Un panino al prosciutto e carne arrosto. Senti, bellezza, quando potremo uscire insieme noi due? Dovremmo andare al cinema e vedere un bel film d'amore mano nella mano. Senti, per favore, Trino, smettila con queste sciocchezze. Non ti rendi conto che sono preoccupata? Amparo, ma perché? Per quale motivo sei preoccupata? Ma come perché? Non sei al corrente dei problemi di Don Cayetano con Tibisai? Dite tutti così, però poi non mi spiegate mai niente. Ascolta, Trino. A quanto ho potuto capire, il male di Tibisai è legato alla madre. A una cosa terribile è successa a sua madre. Tutto cominciò dopo la tua nascita. Quando tu sei venuta al mondo, lei si è ammalata di mente. Di mente? Sì. E allora? Lei perse la ragione. Cominciò a fare cose che mi ferivano molto, che mi mortificavano molto. Io la tolleravo perché le volevo bene. Era una donna malata, Tibisai, però io non volevo metterla in un manicomio perché non volevo separarla da me. Papà, e dunque, cosa è successo? Voglio saperlo.
Quel giorno era scappata. Ti aveva lasciata sola. Io tornai tardi. Era notte. Tu eri così piccola. Ti trovai lì da sola, smarrita. E allora? Quando lei tornò, la rimproverai per il suo comportamento. Cominciammo a gridare. E allora lei corse in cucina e afferrò un coltello. E si avvicinò alla culla dove tu stavi dormendo. E allora io capii che cosa voleva fare. Io la spinsi, la trascinai lontano. Era come impazzita. Le strappai il coltello. Conosce ancora bene, non sa di che cosa sono capace. Avanti, Lorena. Smettila di scherzare. No, non mi credi, eh? Cane che abbaia. Non morde. Senti, ti assicuro che non sto affatto scherzando, capito? Non mi ha mai preso in giro nessuno. Bene, a quanto pare Pedro Luis ti ha lasciata così senza... senza neanche sentire il dovere di giustificarsi. Va bene, però non finirà così. Ti assicuro che gliela farò pagare. È molto cara, stanne certa. Ti stai allenando per prendere a calci il tuo ex amante? No. No. Con lui sarò molto dolce. Lo graffierò delicatamente con le unghie. Accidenti, che tigre! Quando deciderò di fargliela pagare, colpirò un'altra persona. Sono sicura che Pedro Luis starà molto male nel vedere qualcun altro che soffre. Ah, povera Leonella! Sai, credo che se lei ti sentisse, tremerebbe. Sì, deve tremare, perché io non le perdono di avermi rubato un uomo che ormai consideravo mio. Come sei spiritosa, Lorena! Perdonami, ma purtroppo mi fa morire da ridere l'atteggiamento che hai assunto. Invece per me non è affatto divertente stare qui a morire di rabbia e di gelosia. Mi spieghi come un amante come te possa essere gelosa della moglie legittima dell'uomo che frequenta? Questo è assurdo. Il matrimonio di Pedro Luis non funziona. Lei non gli permette di toccarla. Sì, questo lo so. Figurati che ora è sotto trattamento psichiatrico. So anche questo, Lorena. E lo psichiatra è giovane. Un bel ragazzo che la invita a pranzo fuori e le prende la mano. Oh, tesoro. Ti confesso che con un uomo così, qualunque donna perderebbe la testa. Diventerebbe pazza. Bene. Non è escluso che anche Leonela perda completamente la testa con i metodi che impiega il suo medico. Avvocato. Grazie, Maruca. Maruca, dove è andata la signora Leonela? Mi pare che sia andata dal medico. Grazie a Dio lei non era qui quando c'è stata quella scena tra Don Cayetano e Tibisai. Che situazione, avvocato. Che brutta storia. Sono insieme. Nonostante tutto, continuo a vederlo. Per me quell'uomo si comporta in modo strano con lei. In modo molto strano. Nel diritto romano... Nelson,
Tu hai conosciuto lo psichiatra di Leonela? No, perché? Così, no, niente. Niente? Invece c'è un certo interesse nella tua domanda. Vedi, io te l'ho chiesto perché Tibisei mi ha raccontato che è molto giovane, un bel ragazzo. L'unica cosa che mi ha detto Pedro Luis è che aveva delle riserve su di lui. Che non lo conosceva, però sapeva che era il suo psichiatra. E che oltre a questo, era molto sospettoso riguardo alle continue uscite di Leonela. A proposito, ora che mi ricordo, qualche giorno fa eravamo in macchina e lui all'improvviso mi ha detto di aver visto Leonela con un uomo. E allora? Allora siamo tornati indietro, ma ormai non c'era più nessuno. L'ultima cosa che Leonela potrebbe fare a Pedro Luis è ingannarlo. Dare a un altro uomo quello che non ha mai dato a lui. Amore. E parli tu così, Nieves Maria? Nelson. Sì, tu che cosa meriti? Sei ancora innamorata di un uomo che non ti corrisponde. Quello che vuoi è che si separi da Leonela e si metta con te, no? Non giudicarmi così male, Nelson. Io non sono tanto stupida e né così calcolatrice. Ma no? E allora perché ti comporti così? Perché lo stupido, l'idiota sono io, non è vero? Per questo ti sei sposata con me, per questo non vuoi fare l'amore con me, vero? Per favore, Nelson, non devi interpretare male le mie parole. Probabilmente mi sono sfuggite per... non so, per l'antipatia che sento per Leonela. Nieves, non cercare una via d'uscita. E non cercare nemmeno di giustificarti con una semplice antipatia. So benissimo che stai solo tentando di coprire il tuo errore. Senti, Nieves Maria, perché una volta tanto non sei sincera con te stessa? Perché non cerchi di riconoscere che solo ora, in questo momento, ti sei ricordata di tuo marito? Ascolta, Nelson. Mi rendo conto che sei seccato e arrabbiato. Però non interpretare male le mie parole. Non pensare a questo. Sai che non ho più speranze con Pedro Luis. Che ormai io non mi faccio più illusioni su di lui. Ho sempre avuto i piedi per terra. Io so che tutto quello che ho sognato una volta non potrà mai avverarsi. L'unica cosa che tu desideri è che Pedro Luis e Leonela si separino. Che Leonela si innamori di un altro uomo, che lasci Pedro Luis. Ecco che cosa vuoi. Io sono convinta che quei due insieme non potranno mai essere felici. Per questo motivo non voglio che mi portino via Pedrito. Io sono sicura che molto presto quel matrimonio finirà in frantumi. Non ti rendi conto quanto hanno lottato per questo amore? Che hanno fatto di tutto, anche l'impossibile, per stare insieme, per salvare il loro amore, perché loro si amano. Anche se ti fa male ammettere la verità, Nieves Maria, loro si amano. Su questo non c'è il minimo dubbio. Sì. Però tra loro ci sono cose che sono molto difficili da dimenticare, che non riusciranno a superare. E alla fine, lui se ne andrà con un'altra donna. E lei con un altro uomo. Per me, Angelica, sei tu. Siete la stessa persona, Leonela. No. No, tu non puoi lasciarmi nel dubbio. Devi dirmi tutto. Ho bisogno di sapere perché il vostro era un amore impossibile. Perché hai detto che era il suo ultimo ritratto, il suo ultimo sorriso. Ti ha lasciato. O forse... Angelica è morta. Damian, mi dispiace molto. Ora mi rendo conto di quanto devi aver sofferto. Tu mi hai detto che l'amavi tanto, tanto. Sì, stavamo per sposarci. Eravamo così, così entusiasti, così... Facevamo tanti progetti. E all'improvviso il destino morì in un grave incidente.
Mi è rimasto il suo ricordo, la sua immagine, la musica che ascoltavamo insieme, i versi che leggevamo, quelli che le scrivevo. Però gli ultimi non so più se erano per lei o per te, perché, non so, all'improvviso ho cominciato a confondervi, Leonella. Damian. Vedi, siete così uguali. Siete identiche. Per questo mi hai chiesto di ascoltare quella musica, di leggere quei versi, di vestirmi di nero, è così, vero? Sì, a lei piaceva vestirsi di nero. Volevi farmi diventare come lei. Così potevi illuderti che fossi ancora viva. Sento di aver ritrovato Angelica in te, Leonella. No, non è possibile. È quello che tu desideri, ma non è possibile. Lei è lei e io sono io. Si dice che tutti abbiamo un sosia nella vita. Ne hai sentito parlare? E in qualche parte del mondo tutti abbiamo qualcuno che ci somiglia. Ma sono così lontane che in genere queste persone non si incontrano mai. Però tutto può succedere. A me è capitato. Mi è capitato, capisci? Per me tu sei la copia di Angelica. Tu per me sei Angelica, Leonella. No! Angelica è morta. Io sono un'altra persona. Guardala. Guarda bene il suo ritratto. Dio vi ha fatte uguali. E Dio ha fatto in modo che perdessi lei e che incontrassi te. Sei andata dallo psichiatra, vero? Sì. Sei rimasta con lui fino a quest'ora? Sì. A quanto pare devo accettare la tua amicizia con quest'uomo, nonostante ti abbia detto di non vederlo. Per favore, Pedro Luis, non voglio parlare di questo ora. Mi sento così confusa. Sì. Così confusa. Se almeno il dottor Sedeno potesse cancellare il trauma che ti impedisce di essere mia moglie. Ti prego di darmi tempo. Dammi tempo, per favore. Ma Leonella, non potrei essere più paziente di così. Lo vedi, io sto aspettando. Aspetto, aspetto. Io rispetto i tuoi desideri. Aspetto. Te ne sono grata, però. Per favore. Leonella, ti sto aspettando con tutta la tenerezza e con l'amore che ho sempre provato per te in tutti questi anni. Perché voglio conquistarti. E alla fine so che ci riuscirò. Riuscirò a conquistarti. Voglio conquistarti. Y a empezar de nuevo aquel viejo juego de luchar por ti. Ya lo he decidido, no quiero seguir con esta rutina. Las palabras dulces, la caricia ardiente y el amor audaz y el
Tipisai? Tipisai, mi senti? Non senti le mie parole? Lo sai che io ti amo. Lo sai che voglio sposarti. Dobbiamo festeggiare il nostro fidanzamento. La nonna e mia Ave Maria prepareranno una bella torta. E compreremo una bottiglia di champagne. E guarda. Eh? Guarda. Ti ho comprato un anello per il nostro fidanzamento. Tu sei così buona, Patty. No, non è questo, Manawe. È quello che tu mi fai sentire. Io? Sì. Cosa ti faccio sentire? Tante cose. Cose così belle. Cose che nessuno mi ha fatto sentire. Cose tanto pure, vere, molto dolci. Davvero? Cose incredibili, delicate. Tesoro. Vorresti un bambino? Ah, certo che lo vorrei. Ti piacerebbe diventare papà? Ah, sì, molto. E allora che aspettiamo? Su, dai, amore. Ma no, non possiamo arrivare tardi alla cena. Tipisai, non possiamo arrivare tardi alla cena, tesoro mio. Per favore. Tipisai, per favore, arriveremo tardi alla cena. Ma... Hai a disposizione solo una notte. E domani questi sentimenti saranno svaniti. Non riusciranno mai a sopravvivere. Un amore così sincero non riuscirà a sopravvivere. Amore, isoliamo. Dimentichiamo il mondo che ci circonda. Dimentichiamo il mondo che ci circonda. Questa notte ci appartiene. Coraggio, tesoro. Coraggio. Manawe, una volta ti ho detto scherzando di non darmi le spalle. Invece lo stai facendo, Manawe. E questo mi fa molto male, lo sai. Tu mi stai escludendo dalla tua vita. Sì, sono ignorante. Però io ti amo tanto, ti amo. Per favore, Tipisai, senti, non è il momento di parlare questo. Ne riparleremo un altro giorno. Non faccio che pensare che tu potevi morire. Ed io sarei rimasta sola. Non potrei mai resistere. Quello che conta, lo sai, sei soltanto tu. Sì, perché tutto il resto non importa. Non posso pensare di perderti, Manawe. No. No. No, amore mio. Non venire qui, Patty. Ti prego, non tornare. Io ti amo. Io ti amo, Manawe. Amore mio. Ti prego, non parlarmi così. Perdonami, amore. Perdonami. Ah.
È il più grande dolore che ho avuto nella vita, Amparo. Ma sa cosa vuol dire essere costretto a dire alla propria figlia che io, suo padre, avevo le mani macchiate del sangue di sua madre? Merita veramente tanta comprensione, Don Cayetano. La sua vita è un dramma, una disgrazia. È proprio così, Amparo, proprio così. E poi le giuro, mi si stringe il cuore al pensiero di quello che le è successo. Dover uccidere sua moglie, la donna che amava per difendere sua figlia. E la polizia non sapeva niente di tutta questa storia. Sì, però c'erano troppe prove contro di me. Quali prove? Vede, mia moglie perdeva molto spesso la testa. Allora se ne andava in città e faceva cose che... Beh, cose spregiudicate. Lei, nella sua incoscienza, non si rendeva conto che faceva cose che andavano contro la morale. E così lei ritornava tardi a casa e io la rimproveravo. Discutevamo sempre. E i vicini sentivano. E perciò dissero che l'avevo uccisa per gelosia. Oh, mio Dio. Nessuno sapeva che era malata. Sì, però nessuno testimoniò in mio favore. E non potei dimostrare la verità. Bene. Dimentichi tutto adesso. Io vorrei dimenticare. Ero quasi sul punto di dimenticare. Però ora è proprio mia figlia la causa di questa sofferenza, di questo dolore. Tibi sai, crede in lei. Sì, io penso di sì, però era sua madre, si trattava di sua madre. Va bene, comunque sia, lei ha pagato la sua colpa, se può chiamarsi colpa. Lei non aveva alternativa, non c'era un altro rimedio. Cerchi di capire. Sì, però ad ogni modo è tremendo. Si trattava di sua madre, di sua madre. Sua figlia dovrà comunque perdonarla. Dovrà dimenticare questa storia. Ancora non le ho detto la cosa peggiore. Che cosa? Non ho ancora avuto il coraggio di dire a Tibi Sai la cosa peggiore. Cosa stai cercando di dirmi con questo? Ok, non possiamo continuare. Che non possiamo amarci. Che non possiamo amarci. Dopo di te io non amerò più nessuno. Perché, Manawe? Questo non ha alcun senso. Allora te lo dirò in un altro modo. La nostra storia deve finire qui. Perché mi stai dicendo questo? Mi dispiace, ma... Non riesco a crederci, Manawe. Ero tanto felice, pensavo che volessi separarti, divorziare. Ora mi lasci così, dici che la nostra storia è finita. Mi dispiace, scusami. Per quale motivo dovrei scusarti? In questo momento hai distrutto la mia vita. Patti... Amore mio, perché mi devi lasciare? Dimmi perché mi devi lasciare. Io non vorrei lasciarti, è che... Lei ti ha obbligato, vero? È stata lei ad obbligarti. No. Allora cosa c'è? Tu eri molto sicuro dei tuoi sentimenti, della decisione che avevi preso, vero? Dipende dalle circostanze, Patti. Le circostanze imponderabili che, quando meno te lo aspetti, influenzano la tua vita. Circostanze imponderabili, eh? Il figlio che stai per avere. Ti sembra una ragione trascurabile, questa. Però tu hai detto che non lo volevi. Ad ogni modo, il bambino nascerà e io devo stare con lui. Senti, amore mio, non essere stupido. Quella donna l'ha fatto apposta per costringerti a restare con lei. No, non è vero. Senti, Tibi Sai non l'aveva previsto, è stato un caso. Manawe. Noi volevamo un bambino da molto tempo, Patti, cerca di capire questo. Però questo bambino erediterà la pazzia di sua madre. Lei non dovrebbe farlo nascere. E invece nascerà. Non esiste alternativa. Noi rispettiamo la vita e io sono cristiano. Va bene, ma lasciala da sola, potrebbe farti del male, Manawe. No, Patti, non sarà sola. Io devo affrontare con lei questa situazione. Questa cosa me l'hai detta tanto tempo fa.
Io pensavo che ormai l'avessi superata e che il nostro amore venisse prima di tutto questo. E ora è capitato questo. Patty, che cosa vuoi che faccia adesso? Certo, devi lasciare me, eh? Devi lasciare me e questo è tutto. Patty, è differente. Tu sei una ragazza che ha studiato, intelligente, hai avuto tutto dalla vita. Tibby, sai, invece no. Io ti amo. Io ti amo tanto. Tibby, sai, non ha mai avuto niente. Ma no, per favore. No. Senti. Patty. Lascia Tibby, sai, con i suoi problemi, amore mio. No, non dobbiamo dimenticare il nostro amore. Io dobbiamo stare insieme. Posso, io voglio vivere con posso, te. Per favore, non posso, non lasciarmi. Patty, per favore, mi dispiace. Mi dispiace. Non posso lasciare Tibby, sai. La cosa peggiore è che l'amo. Capisci? Io l'amo. Ma amo anche te. Per favore. Ti prego. Ma no. Mi sento così confuso. Mi dispiace, perdonami. Aspetta. Soledad te sueño y por las noches yo te invento, de tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar